amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi studieremo insieme la nuova traccia di Francesco Gabbani, Il sudore ci appiccica. È una canzone che ti fa venire voglia di ballarla, di cantarla, insomma, ha proprio un mood estivo. E tra l'altro guardate che è molto semplice. Bene, partiamo subito. Studieremo prima gli accordi e poi vi farò vedere praticamente come si applicano sul testo. Allora, vediamo tutti gli accordi del brano. Re minore. Indice sul primo tasto della prima corda, anulare sul terzo tasto della seconda corda e medio sul secondo tasto della terza corda. Poi abbiamo Do maggiore, indice sul primo tasto della seconda corda, medio sul secondo tasto della quarta corda e anulare sul terzo tasto della quinta corda. Poi abbiamo Sol maggiore, anulare sul terzo tasto della prima corda, indice sul secondo tasto della quinta corda e medio sul terzo tasto della sesta corda. Poi abbiamo Fa maggiore, barré con l'indice sul primo tasto, medio sul secondo tasto della terza corda, mignolo sul terzo tasto della quarta corda e anulare sul terzo tasto della quinta corda. Poi abbiamo Mi minore, anulare sul secondo tasto della quarta corda e medio sul secondo tasto della quinta corda. E infine La minore, ok? Che da qui è semplicissimo, basterà spostare sia l'anulare che il medio entrambe una corda sotto, ok? E aggiungere l'indice sul primo tasto della seconda corda. Allora, cominciamo dalla strofa, è sempre uguale, è semplicissima, tre accordi che si ripetono. Abbiamo il Re minore, il Do maggiore e il Sol maggiore. Fra l'altro ti volevo dire la vita non è male, per quanto stare bene non sia poi così normale. Sorriso in faccia finta, in ventre lacrime innocente. Cos'è che conta veramente se la gente o che la gente? Fra l'altro ti volevo dire che la vita non è male, oh yeah. Fra l'altro cosa ci vuoi fare sopra queste scale, un po' si scende un po' si sale. Pertanto probabilmente il numero uno non conta niente. Comunque non conta più niente se invece di darsi la gente prende. E adesso c'è il ritornello, che anche questo è molto molto semplice. Seguitemi attentamente. Due volte fa lo stesso giro, ovvero Fa maggiore, Sol maggiore, Mi minore, La minore. Quindi nuovamente. Si ferma e poi, cioè si ferma nel senso che non prosegue il giro, ma ricomincia con lo stesso giro della strofa, quindi Re minore, Do maggiore, Sol maggiore. Vi faccio vedere. E comunque si balla come bolle nell'aria e si tagga la faccia che ha riaperto la caccia. E comunque si bacia l'italiana banana. Il sudore ci appiccica. Il sudore ci appiccica. È semplicissimo, basta tenere in mente lo schema. Quindi, ricapitolando, per due volte Fa maggiore, Sol maggiore, Mi minore, La minore, ok? La terza volta fa semplicemente Fa maggiore, Sol maggiore. Dopodiché rifà per due volte lo stesso giro della strofa. Re minore, Do maggiore, Sol maggiore. La seconda strofa è inutile che ve la faccio vedere, è identica alla prima. Fra l'altro giorno mi sentivo quasi un altro, invece sono lo stesso dalla fine di un complesso. Identica e ugualmente secondo ritornello è uguale al primo. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è lo special, il quale ha gli stessi identici accordi della strofa, però diciamo cambia a livello melodico, perché fa così. Vuoi andare via, ma non trovo la stazione. Scapperò come un aquilone che mi aspetta.
aspetta sul portone. Tuttavia qui da casa mia vedo poco la nazione. Vedo molto bene il banale e il banalone. Cioè, avete visto? A livello di accordi non cambia nulla, è identico alla strofa, cambia solo la parte melodica, cioè la parte, cioè la melodia del cantato. Ragazzi, questo era il tutorial su Il sudore ci appiccica di Francesco Cabbani. Avete visto? È molto semplice, sembra chissà che cos'è, ma è semplice, ragazzi. Voi imparate sempre a interpretare i brani, non interpretare a livello esecutivo, a interpretarli proprio a livello mentale, come divisi a sezioni. Se voi imparate a ragionare in questo modo, a scomporli per sezioni e a studiarli sezione per sezione, vedrete che risulterà il brano molto semplice. Detto ciò, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, non ci vuole nulla, ragazzi, qua sotto basta che cliccate, e iscrivetevi al canale, che anche il tasto iscriviti sta qui sotto, non ci vuole nulla, e questo vi permetterà di stare sempre aggiornati su tutto ciò che pubblico. Cioè, raga, ma mica vi vorrete perdere tutti i tutorial che pubblico qui su questo canale. Cioè, condividete questo video su tutti i vostri social e vi lascio anche il mio Instagram, così se mi volete seguire a me fa molto molto piacere. Detto ciò, grazie per la visione come sempre, io vi aspetto al prossimo video.